No, l'animazione è bellissima. Sei animazioni contemporaneamente, ok? Oddio, che bello Spy. No, non hai idea. Guarda i serpentoni. Oddio. LOL. Oddio, è vero. Ed è bellissimo l'orso. Cioè, ragazzi, ma che cattiveria. Il beggino. LOL, di San Brawlentino. Ehi, la gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars. E oggi siamo tornati col signor Gigi. C'è anche questo bel faccione. Eccoci, finalmente. Oh, eccoti qua. Buonasera. Eccoti ciao. Qua. E oggi ti vediamo bene. Oggi ti vediamo benissimo, anzi, per forza, perché mi stai inviando proprio là. La sto registrando io, quindi. Pensa, magari adesso c'è stato qualche problema tecnico e la tua faccia non si vede. Sarebbe fantasma. Diventerebbe a malissimo. Diventerebbe una meme. Ragazzi, eccoci qua con un nuovo video sneak peek. Oggi con il signor Gigione parliamo di skin. Le vediamo tutte nel dettaglio. Yeah. Costi, date di uscita, tutto, signor Gigi. E in più rivediamo anche la modalità duello, perché io la scorsa volta, ieri, l'avevo sfidata a duello. Sì. Signor Gigi, noi ricordiamo le solite cose. Link in descrizione per passare a trovarla. Codici into the shoppy. Signor Gigione ha il codice GGYT. Attenzione all'YT. E Ferre ha il codice Ferre senza YT. Mi raccomando, non mettete poi l'YT su Ferre, che fate un pasticcio. Macello. Poi scoppia tutto. Ragazzi, noi non ci vediamo in chiacchiere. Iniziamo subito, Gigione, con questo duello. Ci alterniamo. Vai. Due skin natalizie a testa. Quindi questo presuppone anche il brawler. Io lascio partire lei. Quindi scelga il brawler e la skin. Ma allora, io sinceramente mi volevo mettere Spike. Ah, è bellissimo. Carino. È bellissimo. Spike, tronco di Clash Tale in italiano. Ha subito piccato durissimo il signor Gigione. Io devo sfruttare la cosa per almeno andare a prendere qualcosa di counter. Cos'è che counter a Spike nelle tre skin che resta? Griff? Provo Griff, non lo so. No, l'animazione è bellissima. Cioè, è proprio una slitta vera e propria. Non so se lei ha visto l'animazione. Oddio, no, oddio, che spettacolo. No, non l'avevo vista, l'ho vista adesso. È qualcosa di fantastico. E ti dirò, comunque a me come skin questa è piaciuta. Molti sono rimasti cringiati, a me ha fatto impazzire. Vada pure col secondo pick. Vado di boh. Io vado con le skin che ho preferito. Ma tra l'altro le ho scelte anche perché quando tu ce l'hai contro le vedi anche meglio. Quindi le faccio vedere meglio anche ai ragazzi. Certo, assolutamente. Invece no, così ve le faccio vedere proprio a tu per tu. Invece davanti. Devo essere sincero, Jackie è stata quella che mi è piaciuta un pochettino meno. Però qua per me è purtroppo un pick a senso unico. È che comunque Jesse zitta zitta comincia a avere un po' di skin adesso. Cioè ne ha. Sì, no, ma infatti era partita male. Invece mo gliene stanno a fare. Sì, proprio a manetta. Sì. Come terzo pick, signor Gigione, abbiamo a disposizione tutte le skin dell'anno della tigre. Quindi prego, vada pure lei. Qua c'era un'altra skin che mi aveva colpito. Ma di questa skin mi ha colpito soprattutto l'orsacchiotto. Ok, quindi non le ha fatto male, è morbido l'orsacchiotto, quindi morbidissimo. Quindi la signorina Anita. Ok, ma, perfetto. Ma appunto dovrò essere bravo io a caricare la ulti, perché sennò sarà inutile. Io ti dico, io ci ho già selezionato il tigro, che è molto bello, perché l'abbiamo visto anche nel video precedente come, insomma, un po', diciamo, un'anticipazione. Però ne volevo prendere un'altra, in realtà. Il tigro lo lascio per dopo. Ok. E prenderei, sono deciso tra Bombardino Ubriaco e Edgar, ma penso proprio che andrò con Edgar. Ok. O meglio, ragazzi, Orochi Edgar, con sta animazione tra l'altro bellissima, ispirato tantissimo a Orochimaru di Naruto, penso che lei, signor Gigi, lo conoscerà meglio di me. Ma troppo figo. Allora, signor Gigi, io direi che adesso ci facciamo una partita per divertirci e ci godiamo queste skin. Attenzione, ragazzi, perché sarà molto potente questa parte, perché praticamente vedrete sei animazioni contemporaneamente. Ok? Bello. Quindi belli pronti. Signor Gigione, quando vuole. Vai, 3, 2, 1. Ok, quando lei ha detto 3 io avevo già messo ridi. Ah, okay, va bene. Va bene, va bene. Ah, ma lei ha cambiato l'ordine. Ah! No, perché io sono andato da sinistra a destra. Non lo sapevo. No, giuro, non era voluto. Oddio, che belli colpi. Sì, infatti stavo cercando di capire. Io volevo vedere più che altro il gadget, se me l'hanno cambiato. No, è sempre un maialino. Ok. La mia? C'è il torrettame. Sì. C'è il torrettame, signor Gigione. Bellissima.
Io le sto cosa sono quelle che le sto lanciando? Tipo palline di Natale? Sì, mi sembrano di sì, tipo decorazioni. Queste sono palesemente decorazioni natalizie. No! Sì. La Nube! La Nube sì. Mi ha distrutto. Ma allora qua la vedo grigia perché io c'ho Gecchi adesso e lei c'ha Bo, che per carità magari me la riesco anche a giocare, ma il problema è dopo. Il problema Oddio, è con Spike. Sì, è carina comunque, azzurrina così. Però poi contro Spike, ragazzi, è anti-tank, non so come faccio, Gigione. Non lo so, io sì, l'ho un po' scammata col discorso delle cose, ma perché io sono andato da sinistra a destra, non ho modificato prima quello centrale, capito? E invece il primo è quello centrale. Ok, sì. Sì, ok, hai cambiato. Ah, sei andato a sinistra verso destra. Sì, ok, vai, dai, ti crediamo. Attenzione, facciamo una roba del genere. E ora è il momento di pushare, non ce la facciamo. Oddio. Ragazzi, OP Gigi. Qua è un po' un problems. Proviamo ad andarle addosso con il carissimo Edgar. Oddio. Forse qua riusciamo tranquillamente. Edgar, ragazzi, comunque c'ha... Oddio, che bello Spy. No, non è idea. Cioè? Guarda quanto è bello. Troppo bello, sono innamorato. Anche il colpo è bellissimo. È spettacolare. Ma guarda i pugni del mio, guarda i serpentoni. Oddio. LOL. È vero. No, vabbè, sono spettacolari, sono troppo belle. E attenzione che mi ha tolto mezza vita. Attenzione. Signor Gigi mi dice lui attenzione a me. Attenzione. Vai, forza. No, oddio, non ci credo. 50 di vita. Non ci credo. Vabbè, però guarda le animazioni. Sia Edgar che Griff bellissimi. Jakey è andato direttamente sotto terra. Bo ti punta l'arco cattivissimo. E Nita non l'abbiamo neanche vista così facendo. Quindi Nita si può ripiccare dopo. Va bene. Nita non l'abbiamo vista. Okay. Sì, dopo la riprendiamo. Ok, va bene. Ragazzi, a questo punto vi andiamo a ricapitolare molto rapidamente costi e date di uscita di ogni skin. Ovviamente il tutto lo trovate anche in descrizione. Per quanto riguarda Jakey, la data di uscita è il 17 dicembre e costerà 79 gemme. Forse un pelino, perché non l'ho vista poi così particolare, però va bene. E aveva comunque un colpo diverso, tipo dove spostava della neve, se ho visto bene. Cioè, nella media, forse proprio particolare. Sicuramente come skin non ci ha fatto impazzire. Griff, ragazzi, bellissima animazione già solo quando lo selezionate in lobby. E lo potrete prendere il 20 di dicembre, quindi molto vicino a Natale, con 149 gemme. Quindi bello, però costicchia anche un po' di più. Edgar, invece, quindi passiamo alle skin, appunto, che vedremo a gennaio-febbraio. Le date lì non sono ancora state specificate, ma appena saranno specificate ve le metteremo in descrizione. E, signori, Edgar costerà 149 gemme. Quindi anche lui bello, però comunque è già una skin un pochettino più elaborata. Gigione, bello ma costa. È bello ma costa. Allora, io ho la prima skin che esce tra quelle natalizie, da quello che vedo nella lista, che ovvero è Ho 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 Bo, che esce già il 16 dicembre a 79 gemme. Ok. Quindi abbiamo visto che cambia un pochino anche il colpo, le mine pure ho visto sono un po' più particolari, la torretta rimane quella, secondo me le 79 gemme. Qualità prezzo è la migliore fino adesso per me. Sì, assolutamente. Poi abbiamo Spike, che invece è praticamente vicinissimo a Natale, che è il 22 dicembre, che costerà 49 gemme. Oltretutto, ragazzi, vi dico una cosa, già che Gigione mi dice questa data, il 22 dicembre vi aspetto tutti quanti sul sito Viola, al sito delle streaming, perché ci sarà una live sotto Natale di beneficenza per AISM, l'associazione italiana sclerosi multipla. Se vi va di fare un salto, ragazzi, ci fa un sacco piacere. Scioperò ovviamente anche a sto punto la skin di Spike Tronco, ok? Ci saranno vari modi per poter supportare il tutto, vi aggiornerò, ok? Però colto l'occasione perché è proprio il 22 questa cosa. E quanto costerà, signor Gigione? 49 gemme, quindi... 49 gemme? Top. Ma... Sì. Cioè... Ragazzi, qualità-prezzo è lui. È lui. Sì. Ok, sei d'accordo, perfetto. Bellissimo. Cioè... E poi Nita, che è la skin della Power League, quindi credo che poi appena uscirà la prossima stagione Power League, ovviamente la dovrete andare a shoppare con i punti stellari. Credo saranno sempre i soliti 25.000, non sono stati specificati, quindi non lo sappiamo, ma fino adesso sono costate tutte così, se non sbaglio. Ok. L'avremo lì. Ok, ci sta. La skin comunque molto bella, soprattutto il suo orso molto bello, ma infatti adesso l'andremo a ripetere.
piccare. Quindi questi brawler non li possiamo più vedere per oggi, tranne Nita che si può piccare di nuovo. Ragazzi, andiamo col secondo duello. Parto io, signor Gigione. Picco subito proprio Nita, visto che poverina non è stata usata. Anche perché poi non sarebbe tornata da me perché non l'ho usata, si è offesa. Ah, boh, perfetto. Comunque, selezionando la skin si vede l'orso. Ed è bellissimo l'orso. Cioè, ragazzi, ma che cattiveria. È bellissimo. Vada lei col primo pick, signor Gigi. Io scelgo Bombardino Maestro Ubriaco, signor Ferre. No, bellissimo. Bellissimo Bombardino Maestro Ubriaco. Allora, io prendo una skin di cui abbiamo parlato di recente, ovvero la skin di Dynamite Classico. Guarda che bellino. Ma non ci credo che ha messo il canarino sul cappuccio. Sai che Dynamite c'è sempre un canarino da qualche parte? Io sì, davvero? Bellissimo. Ah, sì, è vero, questa volta perché di solito sta sotto. Oddio, sì, fighissimo. Sì, esatto, in genere sta sempre sotto il cappello. E lei come secondo pick cosa mi mette? Ma io metto il tigro. Quindi al posto del tigro le metto, signor Gigi, e il corazon. Eccolo qua. Ah, beh, giusto. Ok, così ce l'abbiamo uno per uno. Esatto. Giusto. Ma tra l'altro che bellino è il beggino, skin di San Brawlentino. Skin di San Brawlentino. Ma come? Ma l'ha visto il beccino nuovo, signor Gigi? No, senti, lo voglio vedere. LOL, Brawlentino. Vabbè, dai, ok. Bellissimo. E quindi lei qualcosa mi dice che così potrebbe piccare Rosa. Cioè, come questo presentimento. Sì. Ah, ok, oh. Sì. Pazzesco, non l'avrei mai detto. Rosa. Ragazzi. Sì. Ovviamente l'ultima skin, quella di Fang Furioso, non la vedremo oggi, ma la vedremo poi quando si parlerà effettivamente di Fang, ok? Quindi, signor Gigione, la sfida duello, prego. Ok, eccoci qua, tra l'altro bellissime le testoline che si muovono quando c'è la schermata, mi piace proprio un sacco. Allora, vediamo un po', signor Gigi, lei è... What? Ma che bello è il colpo, ma cosa mi stai dicendo? LOL. Per forza che è ubriaco, se si beve quella roba lì fluorescente così, cioè... È già tanto che non abbia le allucinazioni direttamente. Guardate, signor Gigione, come tiene il controllo della lane di sinistra. Sì, ma tanto mo' appena inizia a chiudersi la safe qua, sono fregato. E devo cercare... però, signor Gigione, lei è molto push, today. Sì, sì, belli aggressivi. No, sto colpo però non lo dovevo lisciare. Ok. Qualcosa mi dice che... Dai, Nita. Non si è visto l'orso, però, peccato. Tanto adesso sarò parecchio pushoso con il primo, se lo caricherà... Ma come già la ulti? È perché mi sa che me l'ero caricata col bombardino e quindi rimane. Quindi come strike gadget rimane anche la ulti. What a ulti? Aspetta un po'. Tra l'altro guardate che bello comunque il colpo di Nita con questo tipo, questa fiammetta. Sì. Molto bella, molto bella. Ok. Ehi, mamma mia. Signor Gigione, insomma, subdolo, eh. Ma per forza, qui se no mi devo inventare qualcosa di strano. Ok, no. Sì. Allora, tigre contro tigre. Tre tigri contro tre tigri. Oddio, ho puntato solo a te lasciando l'orsacchio. Va bene. Adesso facciamo un po' di No, ho sbagliato il gadget di Dynamite, disastro. Oh no, c'hai i saltini? Vedete qua, ci rimango. Non lo so. Non l'ho scoperto. Va bene. Comunque bellino Dynamite, per carità. Andiamo col corazon che deve fare tipo la giocata. Non so se l'ho mai raccontato, ma ho battuto anche Maru in 1v1 io, signor Gigi. Quindi, sì, con il primo, No, allora qui dobbiamo stare attenti, allora. Quindi qua, l'unico player che abbiamo mai battuto è stato Maru con il primo in 1v1. Quindi, lei, signor Gigi, deve stare molto attento a quello che fa, Ok? Aspetta, io quello pushoso, ma alla fine quello pushoso è lei, signor Ferre. Ce l'ha giocata, aspetta che ce l'ha giocata. Ok. Lei si è preparato con... Ok. No, ho sprecato pure il meteorite. Nella tempesta. Proprio... Ho sprecato pure il meteorite. Signori, ma che bello è questo il primo. Guardate che bel sorriso che c'ha sempre. No, Rosa! Ma che figa la ulti! Oh mio Dio! No, c'ha 6 km di gittata! No! È andato drittissimo, raga. Non me l'aspettavo per niente. Il gadget, ho visto e te rimesso nei cespugli. Ho detto o ora o mai più. Ora o mai più. Ma che figata, ragazzi. Comunque, bellissime tutte le skin. Ma io non ho capito una cosa. Ma perché quelle scarpe proprio del 21esimo secolo a Barley? Non lo so. Oddio, è vero. Ma perché? Vabbè, ragazzi, ricapitoliamo di nuovo un attimo tutto, signor Gigione. Sì.
Allora, io ci metterò pochissimo, perché allora la skin di Nita la salto proprio piedi pari, l'ha già detto lei, si sbloccherà Power League, cioè con Power League più 25.000 punti stellari, mi raccomando sempre ragazzi, 25.000 punti stellari oltre a fare le missioni di Power League, mentre Dynamike si sbloccherà un giorno specifico di quella che sarà la freebies, giusto? Ovvero esatto. Il periodo di regali che è cominciato domenica, ok? Sì. E ogni giorno su Brawl ci sono dei regali. Attenzione, perché per riscuotere questi regali a sto giro ci sono solamente 24 ore di tempo. Il giorno preciso in cui uscirà Dynamike è molto probabilmente il 24 di dicembre, quindi il giorno della vigilia, signor Gigione. Proprio il regalo, il regaluccio proprio. Molto sì, molto sì. Bello, ispirato al vecchio Dynamike della beta. A me piace un sacco, a me piace veramente un sacco. E probabilmente verrà apprezzato anche molto dalla community, perché comunque è uno stile, questo qua dei brawler beta rifatti, che piace molto. E per ultimo il primo, che io ipotizzo uscirà a San Valentino, è il Corazon, e che avrà un costo ragazzi di 49 gemme. Quindi dai, qualità prezzo, di nuovo è una skin abbastanza modesta, no? Che potrebbe male. Stare, potrebbe stare. Sì, non male. Prego, male. Signor Gigi, parta lei, che già vedo Rosa, che insomma è bella economica come skin, diciamo. Beh sì, dai, Rosa è la prima skin del prossimo Brawl Pass, ragazzi, quindi tra un mesetto circa, quando andrà a finire quello attuale, uscirà il prossimo, quindi avremo la signorina Rosa alla prima soglia del nuovo Brawl Pass. Ok. Poi abbiamo il tigro, che uscirà sempre tra gennaio e febbraio, e qui le gemme sono tante, ragazzi, 149 gemme. Ok, sì, è una skin un po' più particolare, ricorda l'uomo tigre, ragazzi, e a me mi dà molto questa impressione, mi piace molto già solo per quello, però parliamo comunque di una skin un pochettino più costosa. Va bene. Poi il primo ne ha parecchie, di skin parecchie. Ne ha tantissime, ne ha tantissime, tante, sì. Tante costose, tanta roba. È uno dei brawler con più skin insieme a Colt, forse. Sì. Sì, sì, no, assolutamente, assolutamente. E poi c'è anche Bombardino, che anche lui nella stagione tra gennaio e febbraio, e costerà pure lui, ragazzi, 149 gemme. Quindi per vedere quei colpi tutti un po' particolari. E per avere una skin ubriaca soprattutto. Esatto. Va bene, va bene. Signori, vi ricordiamo anche che ci saranno alcune skin silver e gold, tra cui quella di Jackie. Eccola qua, la possiamo vedere sia silver che gold. Non badate ai nomi, ragazzi, perché ovviamente questa è la prova, come sempre, che siamo su una versione sviluppatore, quindi ci sono tanti piccoli dettagli, come magari il nome, che verranno poi modificati, quindi non fateci caso. Stessa cosa vale per Lou, la carissima Penny, anche signor Gigione, che però vedo tipo il mortaio che non è gold, quindi secondo me, come hanno fatto anche con Jesse, probabilmente pure il mortaio lo andranno a fissare, è difficile che lo lasceranno così. Probabile, sì, sì. E la carissima Rosa, ragazzi, che diventerà appunto anche lei silver e gold. Guardate che particolare gli occhiali gold, ragazzi, che ci hanno, sono stranissimi. Cioè non so se solo a me danno questa impressione, sì. Però tipo vedere qualcosa che non sia d'oro effettivamente in una skin d'oro è strano. Sì sì sì, è particolare. E infine ultimissima cosa, ragazzi, tutte le skin pirata non c'entrano niente con il Natale. L'abbiamo capito, i pirati sono una cosa che non c'entrano con il Natale. Adesso diventano una skin, cioè diventano una serie di skin ben definita. Quindi Colt Corsaro, Poccio Pirata, Carl Bucaniere ed Eugenio Corsaro, e avranno anche il loro beggino, il beggino delle skin dei pirati. Guardate che bellino. Molto carine, molto carine. E anche il signor Gigi era lì che si stava interrogando, ma chissà perché queste qua un anno sono state le skin di Natale. Vabbè, sono quelle uscite un po' strane, però va bene, dai, va bene, va bene. Ragazzi, io direi che siamo giunti al termine. Ringrazio ancora tantissimo il Gigione, link del canale in descrizione. Ci becchiamo alla prossima. Ciao belli. Ciao ciao.